Salve, benvenuti, bentornati a Golem. Questa settimana ci ha colpito una decisione, quella del governo Monti di chiamare a sé, come alla destra del padre, come si recita in una vecchia fiaba, il presidente della Corte d'Assise di Milano, Filippo Crisolia, come capo di gabinetto del Ministero della Giustizia. Perché ci ha colpito questa decisione? Non perché sia stato chiamato un magistrato a capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, perché anzi questa è la regola, ma perché questo magistrato che ha accettato era il presidente appunto della Corte d'Assise di Milano, dove si stava celebrando un processo particolarmente delicato che era quello, è quello, era, non è un lapsus freudiano, è quasi la verità per quello che poi è successo al processo. È quello contro il clan Cosco, sei esponente di un clan calabrese, che la 'Ndrangheta calabrese, a differenza di quanto crede la Lega e altri imbecilli, è radicata a Milano da 50 anni. Il clan Cosco a Milano per aver ucciso nel 2009 una donna, Lea Garofalo, il cui cadavere è scomparso, sembra sia stato sciolto nell'acido. Comunque, di questo omicidio è stato accusato, tra gli altri, il marito della donna, componente del clan, che avrebbe avuto l'incarico di uccidere la moglie perché questa aveva deciso di testimoniare contro alcuni esponenti della cosca per degli omicidi commessi nel corso degli ultimi anni. Tra le testimonianze di questo delitto del 2009 c'è quella della figlia di Lea Garofalo. La ragazza oggi ha 19 anni, ovviamente vive in regime di protezione ed è testimone dell'accusa. Bene, che cosa succede? Che un magistrato che accetta di far parte del governo, comunque accetta di cambiare incarico, sa che il processo che egli sta seguendo, sia come presidente che come giudice di collegio, se fosse un collegio, è destinato sostanzialmente a ricominciare da capo. Non perché sia obbligatorio, ma perché la giurisprudenza ha di fatto stabilito che quando cambia un componente del collegio, gli avvocati hanno il diritto di chiedere che tutte le testimonianze, i verbali raccolti nel corso delle udienze vengano ripetute di fronte al nuovo collegio, al nuovo presidente. Questo perché, direte voi? In realtà non c'è una ragione precisa, perché fa parte di quelle misure apparentemente fondate su questa finzione del rito americano del processo. A Napoli si diceva una volta o faccia e fronte, per dire il confronto, dice, facimmo faccia e fronte. Cioè che poi questa espressione dialettale evidenziava tutta la farsa di questo, perché va bene nei telefilm questa cosa del processo americano. Il processo si svolge in un'aula di giustizia. Sono sciocchezze, per non dire un'altra parola che sempre comincia con la S o un'altra che comincia con la C e finisce con ate. È una grande cassata. Le cassate siciliane cominciano con la C e finiscono con ate. Che cosa avevate pensato? È una sciocchezza. Perché? Perché in realtà qual è il vulnus, per dirla, il vulnus si usa, della difesa, del diritto della difesa, cioè qual è il danno che subisce i diritti della difesa se vengono riacquisiti al processo? Si va avanti, insomma, si danno per sfatte quelle cose lì. In America non funziona così perché in realtà il pubblico ministero è veramente una parte, cioè è un avvocato scelto da un altro avvocato che viene eletto dal popolo. Allora a quel punto non ci si può fidare di quel, fino in fondo, di quello che ha fatto una parte. Da noi invece il pubblico ministero è un magistrato. Ora dobbiamo uscire da questo equivoco. Gli elementi raccolti dall'accusa sono elementi raccolti da un magistrato della Repubblica e quindi come tale dobbiamo farci affidamento. Se non ci fidiamo, perché va benissimo non fidarci, allora separiamole queste benedette carriere, cioè usciamo dall'equivoco. Quello che non funziona in Italia, in tante cose, tra cui la giustizia, soprattutto la giustizia, è l'equivoco. Va bene? Allora, che cosa succede? Questo presidente Filippo Crisolia ha accettato di far parte del ministero come capo di gabinetto. Se ne va, avrebbe potuto dire di no, se avesse avuto a cuore la prosecuzione. Ma chi non ha a cuore invece le proprie possibilità di carriera? Non ci sentiamo di biasimarlo per questo, anzi. E se n'è andato. Gli avvocati avrebbero potuto dire: va bene, accettiamo che si vada avanti senza rifare tutto da capo. Naturalmente, gli avvocati di imputati in custodia cautelare in attesa del giudizio non dicono va bene perché sperano di allungare i tempi per far uscire i loro clienti per decorrenza dei termini. Questa non è una cosa cattiva,
per cui dobbiamo dire gli avvocati sono camorristi, sono mafiosi, dranghetisti. No, gli avvocati fanno gli avvocati e usano le armi che la legge mette a disposizione per fare gli interessi del proprio cliente. E non c'è dubbio che è un interesse di una persona detenuta quella di essere scarcerata, perché potrebbe essere innocente, visto che abbiamo il principio di non colpevolezza fino alla sentenza passata in giudicato. Attenzione, si dice principio di non colpevolezza, non principio di innocenza, perché sono due cose diverse, poi un giorno ne parleremo, non è la stessa cosa. Principio di non colpevolezza fino alla sentenza passata in giudicato, ma anche perché seppure quello è colpevole, ha tutto il diritto di aspettare il processo libero, se questo la legge lo prevede. Vabbè, allora l'avvocato non ha dato il consenso. Certo, se l'imputato era libero, l'avvocato lo dava il consenso. Dice, vabbè, a me che mi frega, tanto non cambia niente nel regime del mio cliente. Qui cambia e io faccio gli interessi del mio cliente. Quasi quasi, se non avessero fatto così, ci sarebbero stati gli estremi per un procedimento, diciamo, da parte della commissione deontologica, da parte della commissione disciplina, perché dice, perché non hai fatto gli interessi del tuo assistito? Poi la verità è che uno degli avvocati dei sei imputati è Vincenzo Minasi ed è stato arrestato nel blitz contro l'Andrangheta fatto a Milano qualche giorno fa. Vabbè, ma questo insomma non rileva. Gli avvocati sono persone per bene, tranne alcune eccezioni. Anche i magistrati sono persone per bene, tranne alcune eccezioni, come il magistrato calabrese del Riesà. Anche i preti sono persone per bene, tranne alcune eccezioni, come per esempio Don Verzì, che invece è un camorrista bandito. Che cosa è successo? La cosa divertente di questa, a parte che il magistrato poteva dire, vabbè, guardi, io ho un processo complicato, preferisco, rinuncio a fare il capo di gabinetto, resto a fare il magistrato, perché per ora aspetterò un'altra occasione, il mio compito è fare il magistrato, è amministrare la giustizia. Vabbè, ma questo sarebbe l'utopia, la città del sole di Tommaso Campanella, o il paese dei campanelli, per dirla in una metà. Però quello che io mi sono segnato è questo: il presidente del Tribunale di Milano, Lidia Pomodoro, ha invece detto subito il processo non subirà alcun ritardo, in un paio di udienze faremo tutto da capo. Il presidente del Tribunale di Milano si è dimenticata che la giurisprudenza è cambiata. Non basta che gli avvocati diano, che i testimoni vengano riconvocati e dicono autorizzo a riprendere il verbale che avete già fatto a suo tempo e il processo va avanti. I testimoni devono essere materialmente risentiti. Il presidente del Tribunale di Milano aveva dimenticato questo dettaglio, per cui non si fa affatto presto presto in due udienze. Per la precisione, il presidente Anna Introini, che ha sostituito Filippo Crisolia alla Corte d'Assise, all'udienza di ieri ha fissato una serie di udienze molto ravvicinate per cercare di arrivare comunque ad una sentenza prima della decorrenza dei termini di custodia cautelare degli imputati. Quali sono queste udienze? Una già adesso, il 19 dicembre, e poi a gennaio il 10, il 16, il 20, il 23, il 27 e il 31, a febbraio il 2, il 3, il 7, il 9, il 13, il 14, il 20 e il 27, e a marzo il 1, il 5, il 9, il 26, il 29 e il 30. Ora, è chiaro che con questo calendario di udienza, con la procedura penale italiana, basta poco per farlo saltare. Siccome la sentenza dovrebbe arrivare per luglio, se non si vogliono scarcerare gli imputati per decorrenza termini, noi riteniamo che sia praticamente impossibile. Allora, invece del lodo Alfano, facciamo un lodo Monti. I magistrati che vengono chiamati ad incarichi di governo, non incide questa cosa sul processo. Cioè, quando il magistrato cambia perché quello vecchio è stato chiamato a un incarico di governo, non vale la regola della ripetizione degli atti. Ci sarebbero delle questioni di incostituzionalità, però almeno un lodo Monti in questo senso darebbe un segnale di cambiamento. Pulcinella vi saluta, perché tanto lui ai cambiamenti non ci crede. Arrivederci.